guarda, faccio anche il gesto di YouTube. Salutiamo la fragolina di Ema. Sono tutte fragole. La fragolina e il cocco di Ema. Siamo anche su YouTube ufficiale. Ciao ragazzi, benvenuti a questa live su YouTube, perché stiamo per lanciare, e non dal balcone, non da nessuna parte, ma le nostre linee di diari 2021-2022. Un saluto ai tamarri, ciao ragazzi. Ciao, un saluto ai ragazzi. Allora, so che sta per iniziare o è già iniziata. Non era pronta, la strategia. La nostra strategia. So che non vedo il flash, regia, non vedo il flash, ma so che sta per iniziare, è iniziata la nostra estate, ma noi ci dobbiamo portare avanti per una serie di motivi che non sto qui a spiegare, quindi senza ansia, ragazzi, così potete preparare psicologicamente all'acquisto del diario 2021-2022. Non sarò il solo ad accompagnarvi in questa diretta, avremo ben tre ospiti, ma che dico tre? Tre ospiti che ci accompagnano in questa diretta. Uno, voglio già far assaporare la sua voce che ci ha accompagnato tantissime volte negli ultimi anni. Purtroppo per me è un ragazzo molto, ma molto più bello di me, non ci vuole tanto, è inutile che sorridi, Emanuele, cioè, mi prendi pure in giro. Noi chiederemo a lui che cosa è venuto a fare, ma io direi che per l'inizio di questa diretta vediamo subito se è connesso con noi Emanuele Aloia. Ciao Emanuele, ci senti? Ciao raga, mi sento, spero anche voi. Tutto allora, bene? Sì, innanzitutto complimenti per la location. Io in classe, te a casa. Emanuele, ma tu di dove sei? Io sono di Torino, ma vabbè, origini del sud. Perfetto, mio perché padre... da noi quello dietro di te si chiama Maccaturo, da Torino, okay. A Torino come si chiama, lo sai? Non ne ho idea, devo essere. Si chiamano, non so... Perfetto. Idea. Va bene, Emanuele, allora io ero così, era per vedere, per controllare, i ragazzi qui ti salutano in tantissimi, ecco che parte Sunspell 09, ma io e te ci rivediamo tra poco, va bene? Io sono qua, ragazzi. Perfetto, io presento prima una parte di diari e poi ritorno da te per qualche domandina, un po' di interviste, va bene? Va bene, va bene. Va bene, quindi grazie mille Emanuele, ci vediamo tra pochissimo. E ragazzi, noi siamo pronti per presentarvi la nostra linea di diari, solo che io non c'entro nulla con questa linea di diari, non posso essere l'unico e il solo a presentarvi questa linea di diari, la giraffa purtroppo non parla, quindi per cui io sposto la giraffa, senza ansia, la posiziono dietro di me. Ti mantieni? Ci abbiamo un nome della giraffa, regia? Non c'ha nomi, vogliamo darglielo oggi? Giraffa. Come? Giraffa. Ma te lo sai che... Ma ti pagano per fare queste battute? Spero di no, eh? Poi faremo vedere anche colui che ho problemi con giraffa. Giraffa, ce la fai a mantenerti? Perfetto, ragazzi, non sarò l'unico, ovviamente neanche insieme alla giraffa, quindi sto per presentare lei, la nostra Product and Merchandising Coordinator, che detta così avrei potuto dire qualsiasi cosa, comunque non si sarebbe capito. Signore e signori, Cristina Reggente, vieni, prima. Ciao. Ciao. Giraffa, piacere. Non dare corda a quel ragazzo che... Secondo me è bello invece. Va bene. Nel frattempo, allora, salutiamo GZ trattino basso 26 su TikTok. Ciao ragazzi, salutiamo. Ciao GZ trattino basso. Caterina Fe 01. Ciao Caterina, che tra l'altro ci scrive che ci sente bene. Ah, fa, ok, bene. Salutiamo un po'. Ma io tra l'altro, ragazzi, ho la diretta qua su YouTube ed è bellissima perché è dinamica, quindi voi a casa state per vomitare perché vedrete tutta la diretta. Guarda qui, è bellissimo. Un saluto non solo agli amici a casa, ma anche agli amici a casa da quest'altra casa. Ciao ragazzi, saluto anche a voi. Allora, Cri, noi stiamo... Gesto da YouTube, perché dobbiamo far vedere che ci abbiamo. In realtà sono i disegnini, ragazzi. Non c'è scritto nulla di interessante. Cri. Sì. Noi dobbiamo presentare la nostra linea di diari 2021-2022. Va bene? Io... Fin qua. Penso che l'abbiano capito. Perché non so se lo sapete, ragazzi, ma vi stiamo per presentare la linea di diari 2021-2022. No, che cazzo dici? Ma va, incredibile. Te lo giuro sui miei figli. Ok. Quindi, Cri, io la prima domanda che ti faccio, okay, è
cioè, che cosa fa un product and merchandising coordinator? In scuola zoo, suppongo. No, guarda. Allora, sì, cosa fa? Cioè, il mio lavoro, mi stai chiedendo. Ah, posso guardarlo un po' più. Ah, okay. Quindi, ragazzi, qui Cristina, tu che fai? Qual è il tuo lavoro all'interno del nostro C30, il quartier generale di scuola zoo? Dici un po', dici un po'. Allora, tu pensa che come scuola zoo ci pensiamo e creiamo un sacco di prodotti. Ok, li mettiamo in vendita online, sul nostro e-commerce, su Amazon, e io devo gestire tutte queste cose. In questo caso, cioè, dietro alla creazione dei nostri diari, ci sono anch'io. La strategia, boh, un po' di parole che fanno figo, il management. Che? Il coordinator, col coordinamento. Il management vuol il dire? Intanto no? C'ho Giraffa, no. Che mi mette un'ansia incredibile. Ma tra l'altro, Cri, io so che te sei anche una youtuber famosissima. Hai fatto le tue belle milioni di views, diciamolo. Ora, okay. Insabbiamo l'argomento, però... Guarda, cioè, non per vantarmi, ma il gesto da YouTube mi riesce... Benissimo, si vede. Io invece che non sono uno youtuber, sono un grandissimo... Non so se si può dire, non lo diciamo, nel dubbio. Lui ride perché, ovviamente, TikToker. Mi capisce. Com'è? TikToker. No, un cretino. Io sono un cretino, sì, sì, non lo so fare bene come te. Ci spieghi come sei finita da YouTube qui? Allora, faccio una premessa. Fai quello che perché, vuoi. Perché, cioè, mi piacerebbe che tutti mi conoscessero, però non penso sia così. Ma nella mia vita precedente studiavo all'università e avevo un canale YouTube. Ah, che studiavi, se posso? Sì, puoi, non è una domanda così. Ah, okay. Studiavo ingegneria civile ambientale. Bene. Volevo costruire i ponti e le case e così. E ho fatto la triennale, alla fine mi sono laureata. Nel frattempo, come hobby, appunto gestivo questo canale YouTube con altri due ragazzi con me. Come si chiama? Salutiamoli. Lorenzo e Simone. Lo dice. Ciao, amici. Ciao Lore, ciao Simone. Tra l'altro c'è un Giampiero Neri che fa cri 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 Cristina. Oh, che bello. No, non si sanno a chiamare, non è che sa niente, no. Ti piace? Scrivono giù. No. Ragazzi, scrivete tutti nei commenti cri 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 Cristina. No, perché rendiamola. No, se ti piace lo faccio scrivere. Oh, stai calmo, ok? Ragazzi di TikTok, li saprei, di là ci sono pure gli amici di TikTok. Ciao TikTok. C'è il signor TikTok. Si chiama Giorgio TikTok. Io voglio che quel ragazzo lì dietro non deve parlare. Cioè, io non voglio ascoltarlo oggi. Ma chi l'ha invitato? Chi è il signor TikTok? Non lo so. Ma stai zitto. Allora, amici di TikTok. Facciamolo salutare. No, non lo facciamo salutare. Amici di TikTok, scriveteci nei commenti. No, togliela. Ma scriveteci nei commenti. Cri 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 Cristina. E vi salutiamo. Vedi, okay. Vedi Black Panther che scrive cri 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 cri. Sei felice? Pure ci sei trattino basso 26. Guarda, ma hai personal pizza. Sono sì, io. Sì, Angelica. Ti ha sgamato. Ma Gio, ce l'avete una penna? Ma zio. Però siamo in classe. La domanda che ti faccio io è che possono saperlo tutti. Ma a te ti pagano per fare ste cose? Ma siamo in live? Sì, siamo in live. Zio, prendi la massa, là la penna. Che devi fare con la penna? Devo scrivere i commenti. Tutti i commenti. Zio, i commenti, quali stai scrivendo? Di TikTok, tutti quelli che commentano li scrivo su un foglio. Per poi leggermeli. Ah, puoi screenshottare? No. Zio, tu ma puoi andare, vai a scrivere i commenti, dai, Eddo. Siamo a fare la diretta, dobbiamo lanciare i diari. Ma comunque, allora, chiedo scusa. No, prego. Ragazzi, ricordatevi sempre che ovviamente le persone come lui cioè possono essere tranquillamente. Le persone come. Ah, che bello! Le persone come lui. Come si chiamano queste cose? Lo possiamo dire? Quanto è cringe questo momento. Infatti, guarda Vlad che dice: ma noi davvero abbiamo invitato GDG a fare queste cose? Ragazzi, comunque lui è Eddie, ma mi sa che lo conoscete meglio di me. Cri, io direi che possiamo partire con la prima linea di diari. Va bene. Ci siamo? Oh! Signori e signori, stiamo per partire. Intanto qua con la prima linea di diari. Puoi dire tu come si chiamano? Dire tu come si chiamano? Madonna, quante allora, quante cioè, si chiamano? Come si chiamano? Come si chiama questa linea? Come dillo? Signore e signori, vai. Stiamo per partire e vi stiamo per presentare i diari.
li metto tutti, li metto tutti qui sopra, vai, uno, due, no, gira al contrario, allora, gira al contrario, Luca, tutto ok, Luca, tutto a posto, lì dietro, dimmi cosa sei venuto a fare, a vedere qual è la nuova linea di Diari, Scuola Zoo, ok, questi due li caccio dopo, allora, belli, molto belli, ma chi li ha fatti, ma incredibili, bravi, ma sono bellissimi, li metto un po' ovunque, belli, allora, Cri, cominciamo dalle copertine. Vai. Quali sono le principali novità del 2021-2022? Allora, beh, le novità sono che, cioè, non so se adesso avete presente lo storico di Diari di Scuola Zoo, però tutti gli anni, diciamo, c'erano 6 colori diversi, una frase simpatica in copertina e cose di questo tipo. Quest'anno abbiamo un po' cambiato approccio. Ma io che non so parlare bene l'italiano, figurati l'inglese, cosa vuol dire audacious? Audace. Ah, che bello. Auesome. Di due, in inglese, non per vantarmi però. Auesome. Auesome. Fantastico, incredibile. Incredibile, aggettivo che sicuramente non si può dare ad Eddie, che è venuto prima. Non ti puoi riprendere, lui non è tua la live. Lui secondo me è curioso, Eddie è curioso. Lui è curioso, non si può riprendere. Non si può, tu non ti puoi autoriprendere. No, ma non voglio neanche che la nostra diretta su YouTube riprenda Eddie. No, esatto, è un crossover incredibile. Non mi piace. La diretta nella diretta e insane. Insane. Perfetto. Insane. Allora, possiamo far vedere anche l'altra. Ti piacciono? Ma sono bellissimi. Ah, ecco, ah, sono bellissimi. Li avevo mostrati così e basta. Ma poi al tatto sono proprio, cioè... Sì, sono un po' morbidi, tipo. Molto, tantissimo. No, bellissimi, belli mm-hmm. davvero. Okay. Io direi che prima di parlare dell'interno, so che c'è una sorpresa. Cioè, tra questa linea ce n'è un'altra... Che è molto particolare esteticamente. Molto particolare. Ha un termine. Anche questo ha un termine inglese che io ho difficoltà nel pronunciarlo. Dovrebbe essere jungle. La linea speciale, vuol la dire. Linea speciale? Certo. Signori, sì, ma la facciamo. No, ma no, è così proprio. Sì, che tra l'altro è troppo bella questa. Cioè, questa sono messa. Sono tutte bellissime. Sì, ma okay. posso dire. Prego. Posso dire. Signore e signori. Ok. Ha un nome particolare questo diario. Lo diciamo. Va bene, vai, dillo. Posso dire? Vai. Ho pronunciato bene? Sì, molto bene. Signore e signori, un'altra copertina particolare. Sempre la nostra linea di diari 2021-2022. Il diario Jungle. Guardalo. Bravi. Ma poi... No, è bello da toccare questo. Eddie, tu che sei esperto di YouTube, TikTok e di tatto, cioè, a casa noi possiamo far provare la sensazione del tatto? Si può... Cioè, a casa le persone se toccano, cioè, anche loro... È proprio bello. Ascoltami, anche questa... Vorrei tipo prendere... Anche questa... Se no non sento. Anche questa è una linea... Cioè, questo è frutto della tua mente... Anche, cioè vorrei prendermi tutti i meriti di queste scelte, ma non ci ho lavorato solo io. C'è un intero team creativo che lavora sui social, qualcuno anche qui presente, che mi ha aiutato a pensare queste copertine. Oltre all'aiuto un po' della community, che per dire, nel caso degli aggettivi abbiamo tirato in mezzo. Ah, ascolta. Però questo sì, è proprio bello da toccare. Da toccare, cioè è rilassante. Sì, perché, sì, ragazzi... perché è un po' il rilievo, no? Tutta la parte con le piume è rilievo, lucida. E quindi quando sei stressato che ti stanno per interrogare, cosa che fai? Prima di fare la diretta, che ero un po' stressato, ho detto, mi sono messa così. Si è messa lì a toccare la copertina. No, non si dice. Vabbè, era così. Allora, comunque, io nel frattempo, prima di farti la prossima domanda, saluto Lisa Sandretti. Ciao Lisa, è un nome d'attrice, non so se te l'ha mai detto nessuno. Salutiamo Matrix 33, Martina Giaccone. E Simone Esposito. Intanto voglio vedere se c'è qualche... Ah, bella classe, ci dicono sempre. Hanno detto che Eddie è awesome. Hai ragione, Eddie, sei super awesome. Ciao TikTok, saluta TikTok. Io sono geloso, ma noi non l'abbiamo... Ma perché? Ma l'abbiamo dovuto invitare per forza, lui. L'abbiamo dovuto invitare... What's up? Allora, intanto Gabriele ci chiede di cosa si parla, ragazzi. Beh, provo a immaginare. Gabriele, stiamo presentando la nostra nuova linea di diari 2021-2022. Ma va, che cazzo dici? No, te lo giuro, ma posso chiederti com'è nata l'idea di queste copertine? Allora, cioè, però, nel senso, sembrerà molto banale,
Però a un certo punto ci siamo fermati, stavamo andando nella stessa direzione degli anni scorsi, ok? Quindi stavamo pensando, ah, troviamo una frase, così. E poi a un certo punto ci siamo detti, ma scusami, ma noi dobbiamo rappresentare Scuola Zoo. E com'è Scuola Zoo? E abbiamo iniziato a dire, ma Scuola Zoo è autentica, Scuola Zoo è fighissima, Scuola Zoo è curiosa, è fuori dal comune, eccetera. E ci siamo fermati e abbiamo detto, ma scusami, ma questi aggettivi sono fighissimi. E da lì abbiamo pensato, avanti, e così finché non abbiamo partorito queste idee. Cioè, perché ricordiamo, ragazzi, ad oggi, per essere originali, basta essere semplici. Cioè, ti è piaciuta questa? È molto, molto, molto bella. Senza te la sei preparata? No, questa qua era l'unica. Poi il resto sì, pure il mio... Dovresti fare il presentatore. Sì, pure il mio nome e cognome, lo sono preparato. E allora, intanto, noi, tra i commenti, ragazzi, vogliamo un attimino di... Cioè, diteci un pochettino, ma qual è quello... Qual è quello che vi piace di più? Perché qualcuno ha già scritto che quello quello copertina Simone Esposito, cioè poi capiamo un attimino, ma quello copertina gialla foglie, senza virgola niente, perché lui è smart, è il più bello. Ci confermi che sono delle foglie? No, in realtà sono delle piume, però vabbè, a interpretazione, cioè non so, anche la regia mi può aiutare, sono delle foglie o delle piume? Sono delle piume. Adesso l'ho capito, però ci sta, come preferisci, se vuoi sono delle foglie. Va bene, tu? Quindi io, per me è una copertina, allora, ma dopo i diari... Cosa è successo? Ma dopo i diari classici, ci scrive Cristina Castelli... Usciranno anche gli scientifici. Ok, abbiamo un'altra sorpresa per voi. Posso dire solo la prima parte, non la dico. Sei impazzito. Avevamo detto che questa diretta... Cosa sta succedendo? Sì, sì. Intanto possiamo dire a Cristina Castelli che se vuole può scriverci altre battute. Così però era carina, un po'. Io l'ho apprezzata. Cioè, so che non si dovrebbe dire. Sono partite le battute. Dai, leggiamone una. Ok. Vlad Sosa scrive. La prof chiede a Totti... Dimmi tre nomi di animali che iniziano per R e R, come Ermellino. E Totti risponde: no. Er gatto, er cane, er topo. Io immagino che tra tutte le persone che ci stanno ascoltando solo una sta ridendo, no? Ma perché ti riprendi? Si riprende, una sola sta ridendo, ma non posso dire chi. Continuiamo perché ricordiamo a tutti che questa diretta è per presentarvi i nostri diari, ma abbiamo anche un'altra cosa super speciale. Bello, questo sì, questo proprio ci tengo tanto. Che tra l'altro mi sa che qualcuno... Ma che inquadra i piedi, ma te prego, ma... Sì. No, ah, ok. Salutiamo gli amici di YouTube. Ciao ragazzi. Salutiamo gli amici. Ok, e... Non ho capito. E mi sono sentita confusa. Potete scrivere da 1 a 100 quanto secondo voi è cringe questa diretta. Potete, tranquilli. Potete anche scrivere un numero che va sotto al 99. Allora, Simone Esposito ti chiede, non so perché a te, qual è il diario preferito della giraffa? Ah, la giraffa? Aspetta, glielo stiamo devo per chiedere. Renderla davvero molto cringe questa idea. Forse cioè, ci deve essere un limite a un certo punto, finché la regia non ci dà... Sì, sì, finché Vlad allora, non ci riguarda male. Signora prima, giraffa. Come prima me col microfono, puoi dirlo, vai. Gio. Ah, devo tagliare. Giraffa, qual è il tuo diario Ok, Simone Esposito, te lo diremo un giorno, forse non oggi. Forse mai. Ma stiamo per presentare l'ultima... Come posso chiamarlo? Cercava di sceglierlo comunque. Signore e signori. È lui o non è lui? È lui o non è lui? Certo che è lui. Dillo tu, Cri, dillo tu, Cri. Ecco a voi il diario del maturando. Signore e signori, il diario del maturando. Un po' di caciara dalla regione, un po' del pubblico da casa. E Beppe! Il diario del maturando, allora... Bello, molto, bello. Molto carino. È un nuovo materiale. Ma anche qui, ma vi siete proprio dedicati tantissimo alle copertine. Sì, al sacco. Sì, questo qua è proprio da agenda.
Cioè, guarda che bello. Inquadrature in primo piano. Guarda che bello. Questo qui è rilievo. Basta, troppo. In rilievo. No, questa parte qua. Che bello, sempre qui il tatto, bellissimo, bellissimo. Mi bene. Dispiace ragazzi a casa che non potete utilizzare. Il prossimo anno li facciamo anche che profumano, così proprio. Nel dubbio, non lo so. ci può stare, soprattutto per i ragazzi dopo l'ora di educazione fisica. E l'ultimissima domanda, perché poi c'ho un ospite speciale che mi sta aspettando. Che non te la posso fare? Ti ho visto? No, certo, vai. Parlerei ore dei viari, però va bene. Perfetto, l'ultima domanda che ti faccio vai. È... Cosa c'è negli interni dei diari? Perché so che hai fatto un lavorone incredibile. Sì, ho fatto, abbiamo fatto, con tutto il team creativo. Cosa c'è all'interno? Un sacco di contenuti bellissimi. Tra questi ci sono, com'è che si chiamava la ragazza di prima? Cristina, sì, come Cristina... me? Ecco, che faceva un Cristina sacco di... Cristina sei tu, sei Cristina. No, c'era anche una Cristina che ha proposto la battuta. Ah, Cristina Castelli che ha chiesto scusa per la battuta. No. Sì, ha fatto bene. Vabbè, sappiate che all'interno del diario ce ne sono tante altre. Non so se competono con quelle di Cristina, però possiamo leggere una, regia? Possiamo leggerne una? Sì. Ma davvero? Ma questi fanno ridere, dai. Sì, soprattutto a Vlad, ragazzi, di prima scritto. A titolo della rubrica, delle battute bellissime, è ha, 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 scritto quattro volte con punto... Ciao Ciro. Ciao Ciro. Scritto quattro volte... Tu hai salutato Ciro? Saluta Ciro. Ciao Ciro. Perfetto. Ciro, rubrica, battute, bellissime, ha, 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 ha. Quattro punti esclamativo dopo ogni a. Perché fanno ridere. Se fanno ridere, certo. Se incontri uno spagnolo triste, digli mucho. Per lui significa molto. Badum! Solo la regia sta... La regia non è vero! Riprendiamo non è la vero, regia! È bellissima! La regia no, è bella, questa è bella! Questa molto è bella! Bellissima! Dai. Bellissima. Poi cioè, ma ci son tanti. Aspetta, non le voglio spoilerare tutte. Pensa ma... che non siamo dei tennisti. No. Sai perché? Qual è il colmo di un tennista? Fare delle battute ridicole. Ok, passiamo alle altre caratteristiche degli interni del nostro diario 2021-2022. Vedo un o una meme, ragazzi. Un meme, vedo un meme. Diciamo tu, sono Luca, sei rap. Un meme. Poi che altro. Allora, ci sono meme che non vedrete da nessuna parte, solo sul diario. Ma ci sono pure le noccioline. Sì. Studentelli belli! Novità incredibile, abbiamo un riassunto. Che cos'è che un riassunto delle noccioline? Cioè, sono le noccioline. No, sì, noccioline fatte a due pagine di diario. Poi... Gli adesivi? Si può parlare degli adesivi? Perché quest'anno sono incredibili. Possiamo ce ne sono pure gli adesivi, per 8 favore. Pagine... Con tutti gli adesivi diversi e sono tutti tipo fustellati. Cioè, che guarda, sono? Fustellati. Che vuol dire fustellati? Non è un insulto, ti giuro okay. Che non è un insulto. Cristina, è una parola cosa... che si può dire in diretta su YouTube. Ah, ok. Ecco. Però praticamente seguono il contorno dell'immagine, tipo guarda qua il, come si chiama, l'UFO, lo stacchi ed è così, bello. Ah, quindi non è che vi siete... Belli, no? Bellissima. Non è che vi siete... Cioè, non è che vi siete... Vabbè, facciamo gli adesivi, facciamo il classico quadrato, poi... No, esatto, no. Sono fustellati. Tutti... E poi ci sono un sacco di cose che io non capisco, ma che il team creativo mi ha assicurato che ha senso. Tipo questo no cap. No cap. Tu sai... Tu, no tu cap. Sei boomer come me. Certo. Ma che è no cap? No cap perché non si utilizza il cap quando sei... Esatto. O no, Luca? C'era... Perfetto. Ti aspetto, cos'è ti aspetto? Ti aspetto. Sono troppo boomer io per queste perfetto. Cose. Posso... Però... Io invece non so che cosa vuol dire l'emoji della pesca. Certo. Che è arrivata pure io. L'emoji della pesca? È una cosa salutare, nel senso, per incitare il consumo di frutta. Tre volte al giorno. Tre volte al giorno. Una pesca tre volte al giorno toglie. Ok, intanto c'è una domanda, Cri. Vai. Jacopo, dimmi. No, Jacopo, scusami se ti disturbo. Jacopo Borriello ci scrive: ma se compro l'agenda del maturando, sì. La maturità la passo in automatico? Sì, perché no? Sì, perché no? Se tu a scegliere della tua vita. E ricordati sempre che la consapevolezza è il primo passo per il cambiamento. Poi, Lorenzo De Feo subito parte in quinta e ci chiede, Lorenzo De Feo, ci chiede, quando sono in vendita?
Adesso? Oh! Da adesso, ragazzi, da adesso. Adesso, proprio? Cosa? Come si chiamava? Jacopo. Jacopo. No, Lorenzo. Jacopo è quello di prima. Lorenzo, cosa mi piace di me da memoria? Lorenzo. Devi andare adesso su Shop Scuola Zoo. Shop Scuola Zoo e troverai tutti i nostri diari, li puoi prendere in preordine. Ti arriveranno presto. Intanto la nostra Giulia Pennati effettivamente sulle noccioline scrive: magari sono briciole di noccioline. Stiamo facendo proprio schifo oggi con le battute, perché... ragazzi. Ma proprio schifo, pensavo veramente fosse solo... Non ho neanche riconosciuto fosse una battuta. Pensavo fosse solo tipo una considerazione. Vabbè, va bene così. Ok, va bene, avevamo detto che era una diretta molto via. Cringe. Allora, io direi che dopo questa effettivamente puoi andare via. Ma tanto so che devi ritornare perché non è finita qui. Abbiamo un'altra linea di diari da presentare. Sì. E quindi mi dispiace. Però ma... non la presenterò io. No. No, la presenterà. Studia la scaletta. Ah, non la presenterà. Sì, pensavo che però, mi facesse no, comunque no. compagnia. Quindi sì, te ne vai ufficiale. Eh sì, me ne vado. Direi che ho dato. Ragazzi. Devo fare qualcos'altro. Beh, se vuoi un'altra battuta squalida, mi direi di evitare. Ragazzi, nei commenti salutateci pure la nostra Cristina. Aspetta. Simone Esposito, bellissimo. Simone Esposito ci ha appena scritto: Cristina. C'è anche la nocciolina di Amleto? No, quest'anno no. Possiamo fare un diario personalizzato solo quest'anno per Simone Esposito? Quest'anno c'è Van Gogh. Ah. No, ok. Cri, io intanto Martina Giaccone effettivamente ci scrive: Mamma che ansia. Martina, tranquilla, noi ti vogliamo solo anticipare i tempi perché sennò altrimenti dopo non hai tempo per acquistare il diario, noi te lo facciamo già vedere, adesso non ti preoccupare, finita la diretta puoi tornare a pensare all'estate, va bene? Che non è alle porte ma è fuori perché fa caldissimo. Allora, Cri, grazie mille, grazie, complimentoni, grazie, un applauso, ciao Cri, grazie, ciao amici. Grazie, io spero che Cri non ritorni a fare battute. Ragazzi, è arrivato il momento finalmente di grazie mille, intanto qua la regia che mi mette, perché sarà lo stagista che mi mette a fianco. Ma questi li lasciamo tutti quanti qui, vero? Bellissimo. Lo stagista che mi mette, io mi sistemo. Saluto Antonio Russo, saluto la fragolina di Ema, saluto... La fragolina di Ema. Così si chiama. Sto ridendo, anche Vabbè, ma non è che... lo vuoi presentare? Non lo sto presentando, sto salutando gli amici di TikTok. Cioè, no, non lo spoilerare, perché sto spoilerando tutto. Signore e signori, non posso dire dove è in questo momento, ma sicuramente non ad Ischia. Un grandissimo benvenuto al nostro Emanuele Aloia! Ciao Ema. Com'è? Ho seguito con interesse i nuovi diari. Grazie, io ti ringrazio e ti avevo avvisato che era una diretta un po' cringe a tratti, lo è stata fin troppo. Come stai? Tutto bene? Tutto bene, mi sto sciogliendo però... Come mai? Posso sapere almeno la regione dove sei adesso? Sono in Liguria. In Liguria, quanti gradi ci sono lì in Liguria? Non ti so, sicuro più di 30, sicuro più di 30. Stamattina era nuvoloso, poi è uscito il sole e non si capiva più niente. Fa veramente tanto caldo. Perfetto, io continuo ad apprezzare tantissimo la tua location. Sì, soprattutto il frullatore alla tua destra, che non so se è a sinistra, che è a specchio. Perché gira. Bellissimo. Ma so che ti sei preparato... È la promozione dei diari, cioè la pubblicità dei diari, dobbiamo presentare i diari. Frullatore, quando Scuola Zoo farà un frullatore faremo anche la puntata sui frullatori. Certo, ma io so benissimo che te in realtà ti sei messo d'accordo col nostro Eddie per poter sensibilizzare le persone all'utilizzo e al consumo di frutta. Quindi vero, quel frullatore vero. Io sono un amante della frutta, quindi assolutamente. Perché tra la pesca dell'adesivo del nostro diario e la fragolina di Ema è una diretta in cui parliamo tanto di frutta. Ma adesso parliamo un po' di te, posso? Non ti chiedo cosa sei venuto a fare perché sei venuto a fare l'intervista. Va bene. Battuta squallida che ti avevo già avvisato. Allora, Ema, possiamo dirlo che sei partito facendo anche dei video con Scuola Zoo? Assolutamente sì. E io infatti ti devo far vedere una cosa. Ce l'abbiamo, regia? Guarda bene, ti devo far vedere una cosa. Che tra l'altro c'è un dettaglio molto particolare.
Ho scritto sulla sabbia cos'è la libertà. Sentire il mare dentro una conchiglia quando si è in città. Sono inutili i programmi, la sai la verità. Questa vita è casualità. Arriva giugno la felicità. Io sto studiando per la maturità e guardo il sole sempre più sul mio latino. Resterà un tabù. Svegli fino all'alba fuori da una stanza. Sentire il vento in faccia ogni notte sembra eterna. Lo sai che il tempo passa, non aspettarne altro. Questo video, caro Emanuele, è senza occhiali da sole. Quindi la prima domanda che ti faccio è: ma come mai poi hai cominciato a metterli sempre? Ma devo dire anche un po' grazie a voi, perché dopo questo video, dopo un anno e mezzo, abbiamo pubblicato un video sulla vostra pagina dove ho indossato casualmente questi occhiali. Ah, sono quelli. Sono quelli benissimo. Cioè, questi sono gli occhiali sono del primo video. Sono sempre gli stessi. Cioè, la caratteristica è questa, non è il discorso occhiale da sole, è questo occhiale, nel senso. Ti vedo particolarmente gasato, cioè ti piacciono proprio a te sti cazzo di occhiali. Assolutamente sì, assolutamente sì. Che bello. Senti, poi ho visto che, cioè, tu sempre con noi hai fatto diversi video parodia. Quale resta secondo te uno dei migliori che tu abbia mai realizzato? Ma secondo me il primo, quello dei Promessi Sposi, credo che ha conquistato un po' un sacco di studenti, perché mi ricordo che veramente in un giorno aveva fatto dei numeri assurdi. Ed è uno dei migliori che abbiamo fatto insieme, secondo me. Che bello, sono felice, leggo nelle tue parole tanta cioè ti è rimasto un bel ricordo, sono super super contento. Ma tu a che età poi hai iniziato a scrivere canzoni, Emanuele? Ho iniziato a 13 anni e non ho mai smesso, e poi appunto sono iniziate ad arrivare delle canzoni che hanno anche ottenuto comunque dei riscontri importanti. Senti, ma io poi, cioè, a 13 anni ad oggi, sembri uno di quei ragazzi che non ha mai smesso di credere in se stesso. C'è stato qualche momento in cui volevi mollare, hai detto che non è la strada che fa per me? Ma onesto no, nel senso che poi chiaramente arrivi ad un punto in cui dici se questo può essere il tuo lavoro, ma la musica, indipendentemente da lavoro o non lavoro, non la lascerei mai, nel senso che comunque è una passione, una cosa che farei a prescindere da un discorso lavorativo, una cosa che ho dentro e che mi resterà per sempre, quindi non ho mai pensato di smettere di far musica. Ho un'altra domanda relativa sempre alla musica, al tuo ultimo album Sindrome di Stendhal. Ti chiedo, fai spesso riferimento a quadri celebri. Posso chiederti il perché di questa scelta? Ma diciamo che è stato una serie di cose che mi ha portato a scrivere delle canzoni. Siamo partiti con Girasoli, poi la famosa te citata Klimt. E quindi poi siamo arrivati all'album Sindrome di Stendhal. È stato un voler creare un album, un concept album, che è una cosa che comunque non si vede spesso, è una mia caratteristica per questo progetto. Non significa che durerà in eterno, però credo che parlare d'amore e farlo attraverso delle opere d'arte che tutti noi conosciamo sia qualcosa che avvicina ancora di più l'ascoltatore alla canzone. Complimenti, è una cosa che non fanno tutti, quindi super super complimenti. Domanda che ti hanno fatto forse in troppi, relativa a il bacio di Klimt. Sta ragazza quindi è venuta per restare o per andare via? No, poi se n'è andata. Emanuele, una delle tue esibizioni più belle qual è stata? Esibizioni inteso dal vivo. Ma dal vivo, ahimè, io ho avuto la sfortuna di il bacio di Klimt è esplosa in quarantena, quindi avrei potuto gioire di quel successo live molto di più. Quindi prima di Klimt mi ricordo un live che avevo fatto estivo con circa 2000 persone e l'avevo fatto a Roma
Però appunto dal punto di vista live è una cosa che adesso ci auguriamo tutti, sia per me ma anche per gli altri artisti, di poter ricominciare, ma anche collegato a voi, perché poi voi vivete anche l'estate con i vostri viaggi evento e sicuramente non è stata una situazione positiva. No, assolutamente no. Fortunatamente abbiamo reiniziato, adesso siamo in Puglia e tra l'altro sono tornato pochi giorni fa ed effettivamente anche io ho respirato tantissimo ed è stato bellissimo vedere un po' di felicità nei ragazzi, cosa che secondo me nell'ultimo anno e mezzo è mancata. Emanuele, quanto è emozionante esibirsi davanti a 2000 persone? Tanto, tanto, tanto. È sempre come se fosse sempre la prima volta, quando comunque canti davanti alle persone. È ancora più emozionante quando le persone cantano le tue canzoni, perché fin quando vedi, sì, 20 milioni di streaming, dici incredibile, però poi questa cosa la percepisci quando sei là live e tutti sanno una tua canzone, una canzone che magari hai scritto in cucina. Col frullatore vicino. Esattamente. Stai scrivendo qualche canzone lì adesso? Sì, come sempre. Ma ci puoi, io ovviamente te l'avevo detto, ti mettevo un po' in difficoltà, ma quale sarà la tua prossima opera? Puoi spoilearci qualcosa sui tuoi progetti futuri? Allora, canzoni nuove ce n'è, non necessariamente ci sarà un'opera. Quindi può essere. Beh, ma si può definire un'opera qualsiasi tua canzone, nel senso che. Vabbè. No, sì, ci sarà. Non te lo so dire nemmeno io, perché non lo so nemmeno io. Cioè, ci sono tante canzoni, ovviamente. Non ho ancora scelto quello che sarà il prossimo singolo, però sicuramente uscirà a breve. Posso solo dire questo. Attenzione, ragazzi, ufficiale, uscirà a breve. Non ci puoi spoilerare nulla, però immagino. No, non si può spoilerare. Come ti ho detto, non so. Non so quale possa essere il singolo. Ascoltami, allora io ti chiedo le ultime due cose e poi ti lascio andare nella tua cucina e nella tua Liguria. La prima è, puoi dare un messaggio, ti va di dare un messaggio a tutti i ragazzi che magari hanno la passione per la musica e come te, anzi a differenza tua magari non ci credono abbastanza o hanno paura del futuro? Ma allora, posso dire a tutti i ragazzi che hanno come passione la musica, ma anche più esteso, qualsiasi cosa, che la regola principale è che siete voi primi a dover credere in voi stessi. E se vi aspettate qualcosa dagli altri, state sbagliando, perché alla fine le cose più grandi che ho ottenuto io nella musica, ma in generale nella vita, le ho ottenute grazie a me stesso. Quindi questa è alla base. Quindi vi dico, credeteci e soprattutto lavorate sulla vostra passione, perché poi alla base di un successo ci deve essere un lavoro di tanti anni dietro prima che possano arrivare dei risultati. Prima dell'ultima domanda, Emanuele, ti leggo un po' di commenti che sono sicuro ti faranno super piacere. Lisa Sandretti che ci scrive: Ema è super determinato e ha fatto benissimo a non mollare mai. L'unico album che ho preordinato. Alla grande è fonte di ispirazione ogni giorno. Giulia ci scrive: amo le sue canzoni perché sono originalissime, l'arte le rende ancora più uniche. Bellissimo questo, complimentoni. Grazie. Giulia. Emma, quali sono i consigli che dai a chi vuole diventare un cantautore? È il sogno a cui lavoro io, ma mi sa che gli abbiamo appena risposto. Agli Uffizi è stato super emozionante. E poi Lisa ci scrive: per chi non lo sapesse, tutte le canzoni sono state ideate in cucina. Ci scrive Lisa. È davvero così. Non la cucina di questa casa, perché adesso sono in Liguria, però la cucina a Torino è una cucina magica. Un saluto alla cucina magica di Torino. Emma, ti va di fare l'ultimo saluto a tutti i tuoi fan di Scuola Zoo e non solo, ovviamente? Ok, ragazzi, vi saluto, vi mando un abbraccio fortissimo, mi raccomando, comprate i diari perché sono bellissimi, ci ho passato io la mia adolescenza, questi sono ancora più belli di quelli che avevo io, ascoltate le mie canzoni e un saluto a tutti. Emanuele, grazie mille, sei stato fantastico, io aggiungo che ti aspetto anche in viaggio evento, quando vuoi, sei nostro ospite, io ti aspetto anche in viaggio evento, va bene? Volentieri. Grazie mille e buone vacanze, ciao. Buona Liguria. A voi. Un bacione, ciao Ema, ciao, grazie mille, ciao.
Grande Ema, grande segno di professionalità, determinazione, porca miseria, ci ha creduto e ce l'ha fatta. Ragazzi, ci dovete credere anche voi, e vaffa, non so, posso dire vaffa? Vaffa a chi vi mettono i bastoni tra le ruote. L'importante è che ci dovete credere e seguite sempre le vostre passioni. Sempre, sempre, sempre. Allora, io ho in collegamento una persona. Ce l'ho in collegamento sta persona. Dalla... non lo sappiamo. Dov'è sta persona? Arriva, arriva. Io ho sta persona con io ho nella scaletta scritto collegamento di Eddie dalla sala Celebration, che ricordiamolo è una delle sale del quartier generale di Scuola Zoo. Non è un collegamento finto. Non è un collegamento finto. Eddie sta andando. Quindi Eddie sta andando. Io quindi nel frattempo vado perché c'è Eddie dalla sala Celebration. Nel frattempo leggiamo un po' di commenti, ovviamente tutti a salutare Ema, ma in realtà saluto anche la nostra Cristina. Cristina ci chiede quanti anni abbiamo, non so se si può dire, e salutiamo Martina Giaccone che scrive ovviamente al nostro Emanuele Aloia: ti amiamo, non smettere mai di credere in te stesso. E salutiamo Matteo Scaratti, un po' di amici su TikTok, sempre la fragolina di Ema. Salutiamo la fragolina di Ema. E ah, peccato che non siamo riusciti a rispondere a Vlado Sosa, che ci chiede quale consiglio può dare Emanuele a chi vuole fare il camionista. E gli rispondo io a questo Vlado Sosa. Vlado, l'importante è che te ne vai da qui e insegui i tuoi sogni, non ti preoccupare. Se il tuo sogno è quello di fare il camionista, prendi la patente, editor, ma sappiamo qual è la patente, il nome, cioè la patente, la categoria per portare il camion? No. No, ma non sei nulla però, eh. Io non aspetto che tu, editor in chief di Scuola Zoo, sappia qual è la patente. Vlad, prendi la patente per poter guidare i camion, vai e insegui i tuoi sogni, ma vai. Vai. Allora, abbiamo Eddie in collegamento? Abbiamo Eddie in collegamento. Abbiamo Eddie in collegamento, quindi vai. Io dove lo vedo Eddie in collegamento? Non lo vedo. Non lo vedo. Eddie, andiamo, Eddie in collegamento. Vai, vai Eddie, vai, Eddie, vai. Dov'è Eddie? Vai, Eddie. Ah, in diretta. Ciao, Joe. Ciao, chiunque tu sia vicino a Joe. Oggi vi farò fare un tuffo nel passato. Vi farò vedere tutti i vecchi diari, la storia di Scuola Zoo aspettando quello nuovo. Allora, tutto parte da qua, da uno dei primi diari del 2010. Dal 2010-2011, cioè a questo diario ha più di 10 anni, ed è molto strano perché ci sono tipo gli screen dei video. E questa è la copertina. Ho sempre sognato di fare una cosa. Tutti gli anni scegliamo una frase iconica o comunque un'immaginina iconica con una frase iconica. Ho detto quante volte iconica? 5. Vabbè. Vabbè, continuiamo. Come vedete, se ne prendo una ca. Se ne prendo una a caso, c'è una bella immagine con una bella frase. Vabbè, io magicamente ho trovato questo foglio molto che mi servirà, perché volevo dire delle curiosità su questi diari. Nel 2013 volevamo inserire una tasca segreta per mettere il telefono. Cioè, io immagino una bella tasca qua dietro per inserire il telefono dentro. Però poi questa cosa non è andata in porto. E poi nel 2014, quindi questo qua, il diario veniva spedito in una valigetta segreta, non tanto segreta perché c'era dentro il diario, per usarla come pranzo, cioè come gli americani. Incredibile, bellissimo. Ci pagano abbastanza per dire queste cose, vero? Nel 2017, tipo questo... Ma perché questo c'ha l'anno? Vabbè. Nel 2017 il diario veniva spedito, no, insieme al diario veniva spedito un amuleto porta fortuna per la scuola, cioè per le verifiche, per i maturandi. Assurdo, pazzesco.
E poi il resto, dopo un po' di anni abbiamo iniziato a metterci tutte le immaginette, a farli belli colorati. E insomma, quest'anno come sarà il diario? Ve lo faccio vedere? Aspetta. Dai, spegni. No, spegni davvero. Ed eccoci qua, signori telespettatori. No, non è che funziona così. Allora, ragazzi, abbiamo visto quell'essere bruttissimo di Eddie che faceva il... Possiamo dirlo che sei un cretino? Come no, non si può dire, non si può dire, ragazzi, no. Grazie mille, Eddie, che ovviamente con i suoi contenuti super cringe. Io rido perché nel frattempo su TikTok continua a mettere e togliere la videocamera frontale. E quindi ogni tanto mi vedo il faccione di Eddie, perché sto seguendo anche io TikTok, infatti... Salutiamo, sono Panda08, continuiamo a salutare, non sono David, Mario Bros, Domenico, Vagli Kovagliga, non abbiamo idea, e quindi niente, noi continuiamo perché ragazzi siamo per presentarvi la seconda linea di diari, qui bisogna un po' di caciara prima di presentare il nostro ospite. Signori e signori, la nostra seconda linea di diari sono i diari Limited Edition! Li mettiamo qui al po'... Ma sono bellissimi, ragazzi. Ma comunque quest'anno abbiamo un po' esagerato, eh. Posso fare il momento autoreferenza? Perfetto, mettiamo lì, insabbiamo questi, insabbiati. Allora, ragazzi, come potete vedere, questi qui sono i diari della linea Classic. Molto fighi e semplici, ma noi non avremmo mai potuto fare non avrei, tanto non ci serviva quello, anzi insabbiamolo da questa parte perché non riguarda lui, non avremmo mai potuto fare questi disegni che sono super fighi. Poi gli chiederò come cazzo ha fatto a fare questi disegni, sono super super belli, salve editor, sono super super fighi. Ma lascio spazio a lui. Signore e signori, grazie mille per essere con noi. Ovviamente inizio già a ringraziare il nostro Davide Bart, che mi chiederà, mi dirà poi se chiamarlo Davide o Bart o Davide Bart insieme. Davide Bart va benissimo, anche Davide Bart, come preferisci. Bart mi piace, anche prima ti ho chiamato Bart. Bart, innanzitutto come stai? Tutto bene? Benissimo. Chiedo anche come a te. Stiamo facendo di caldo, ma stiamo bene. Infatti, quella domanda ti volevo fare: quanti gradi ci sono lì? Ah, 35, solo che c'è proprio il sole in faccia. Quindi... Il sole bacia i belli, Bart. Ah, io diciamo che mi abbronza a metà, da questa parte sarò bianco e qua sarò abbronzato. In che regione sei? Tu di dove sei, Bart? Bologna, quindi è ufficiale, ragazzi, per tenere aggiornati sul. Che regione? Poi. Ma c'è Vlado che vuole mettere, non ho capito. Vlado, ti faccio sedere qui a fianco a me e ti faccio leggere tutti i commenti che hai scritto su TikTok, ok? Comunque, allora, io davanti a tutti ti faccio i super complimenti perché possiamo dire qual è il collegamento tra te e questi diari, la copertina di questi diari? Devo dirlo io o dite voi? Dillo te. Beh, diciamo che il tema principale era quello del viaggio, quello di uscire fuori dalla realtà e iniziare a viaggiare verso posti sconosciuti, quindi nasce così. La vera tematica è questa. Quindi possiamo dire che tu ufficialmente hai disegnato queste copertine. Sì. E ci vuoi dire anche i nomi dei due diari? Perché so che i disegni hanno due nomi diversi, quindi partiamo con questo. Aspetta, lo faccio vedere anche a te. Diciamo che il personaggio chiave di tutti i due diari è questo personaggio che si chiama Neil, che è un orsetto strano, che sembra gentile e buono, ma in realtà è sempre alla ricerca di viaggi o astrali o psichedelici. E abbiamo creato questi due tipi di viaggi, una nello spazio e una nell'acqua. Quindi e questo è surf, giusto? Questo è surf e questo è space. Yes. Ma posso chiederti da dove è nata l'idea? Come sono nati questi disegni psichedelici? Beh, diciamo che nella mia ricerca in generale cerco sempre di trovare o mostrare quello che di solito non è reale o ciò che non si vede.
Quindi diciamo che la prima cosa che ho puntato è proprio diciamo due luoghi in cui l'uomo non ci arriva di solito, quindi lo spazio e gli abissi marini. E... Mi senti? Sì, sì, ti sento, che nella mia testa sto viaggiando, cioè sto cercando di capire... Tanto pure te. Ma... E... Dai, continua, scusami. E su questi, quindi abbiamo preso queste due tematiche principali, questi due posti. Ovviamente, come sappiamo, l'uomo va sia nello spazio che negli abissi, ma si conoscono poche creature al loro interno. E quindi abbiamo cercato di trovare queste due vie principali e dare anche una, come dire, un'immagine che facesse viaggiare oltre quello che è la nostra realtà. Ma posso chiederti da cosa ti sei lasciato ispirare? Le ispirazioni maggiori vengono soprattutto dalla musica elettronica. Se vogliamo andare nel passato, ci sono i Kraftwerk o le Orme, e più nel contemporaneo abbiamo i 65 Days of Static oppure The Comet is Coming, non so se li conoscete, però è tutta musica elettro psycho del momento, diciamo. Allora, diciamo che a te le prime 50 canzoni della top 50 di Spotify non è che non le ascolto mai. Beh, ma... immaginavo. Ma qual è la copertina delle due che ti ha tenuto più impegnato? Beh, direi quella Surf, perché a livello proprio di composizione era più complicata perché c'erano molti più dettagli, quindi anche cercare il modo di trasformare l'acqua in qualcosa di plastico che avvolgesse le creature non è stato semplice all'inizio. Ma posso chiederti che tecniche utilizzi, che strumenti, le tecniche per creare queste opere? Negli ultimi 2 anni lavoro praticamente solo con l'iPad, quindi solo digitale. Parto magari con un'idea fatta a matita, giusto per avere in testa come dovrà essere l'immagine, e da lì poi passo direttamente al digitale e iPad. Quindi posso disegnare ovunque, questo è quello che mi piace, poter disegnare ovunque, sia in viaggio, sia a casa, dove capita, ecco. Bart, ti avviso che ti stanno facendo tanti 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 complimenti sui diari, sia su Grazie TikTok che su YouTube. E la prima domanda che ti faccio è proprio, cosa ti ha spinto a fare l'illustratore? Non so come spiegarlo, perché è stato proprio una... Non è la solita frase che mi disegnavo da piccolo, ecco, non è questa. Più che altro ho sempre amato il raccontare storie, l'immergermi nelle immagini, nei quadri, e da lì poi ho iniziato una collaborazione con dei locali musicali, dove lavoravo a livello di poster art o cover design per i CD, e da lì ho trovato la mia strada sia, diciamo, estetica che proprio come tipologia di lavoro, perché oltre alle cover lavoro anche per libri per bambini, animazioni, videoclip musicali. C'è qualcosa che ti piace scrivere particolarmente? Disegnare particolarmente? Di solito mi faccio piante selvatiche, tantissime, o strani mostri che non so da dove vengono. Un po' di... mi prendo... Mi dici? Ci sei su Instagram? Sì. Bart, diccelo, dai. Davide Bart Salvemini. Davide, Bart, Salvemini, te la meriti tutta, anche perché, anzi, ti faccio le ultime due domande, e se c'è qualcuno che vuole intraprendere la carriera da illustratore, ragazzi, scrivetecelo nei commenti, ma che consigli daresti, Bart, a chi vuole intraprendere la carriera da illustratore? Come si diceva prima, ovviamente anche questa sembra banale, ma è la verità, bisogna crederci veramente, nel senso che all'inizio non è semplice, perché bisogna sbattersi in continuazione, e cercare tantissimi tipi di collaborazione, quindi anche partendo con festival indipendenti, trovare altre persone con cui creare progetti sempre più grossi, e da lì pian pianino si costruisce anche quello che è il proprio stile e quello che sono i clienti presenti e futuri, ecco. Bart, io continuo a dirti che continuano ad arrivarci tantissimi commenti positivi, ovviamente, sulle tue copertine. E l'ultima domanda è, la risposta sembra scontata, però magari ti chiedo di dirmi qualcosina in più. Ti rende orgoglioso sapere di essere sui banchi di tutti gli studenti d'Italia? Tantissimo, anche perché quando c'ero io i diari li utilizzavo proprio per disegnare, creare, oppure
magari non ascoltare la lezione e perdermi nelle vignette o nelle storie che c'è all'interno. Quindi essere complice di queste cose per me è un grande onore, ecco. Bart, super super in bocca al lupo per tutto, grazie mille e ti rinnovo anche io i complimenti perché sono veramente disegni bellissimi, spaziali e stupendi. E infatti ragazzi c'è qualcuno che scrive che lo sta già andando a comprare, quindi super 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 complimenti ragazzi. Quindi io saluto il nostro Bart. Bart, mi raccomando, adesso puoi andare via dal sole, farti una doccetta e andarti a fare un bagno in doccia, mi sa, vero? Certamente. Bart, grazie mille di tutto, grazie, e ci sentiremo ragazzi molto molto presto. Ciao, ciao Bart. Allora ciao ragazzi, abbiamo visto la nostra linea classic. Ci siamo, ci siamo, ci siamo. Il diario del maturando. Abbiamo visto l'edizione speciale della linea classic, che dobbiamo ancora capire se sono foglie o piume. Chiederemo agli amici da casa. Abbiamo visto le nostre linee limited edition con i disegni surf, il disegno surf e il disegno space. Ma quello che mi chiedo io, ma a me, se sti diari e queste copertine non mi piacciono, posso fare, cioè, che devo fare? Non lo compro? Posso fare qualcosa? No, io dico, a me queste copertine e queste copertine non mi piacciono, però a me piace l'interno del diario scolato. Cioè, a me Bart può essere bravo quanto vuole, ma a me non mi piace. Questi qua possono essere fighi quanto vuoi, al tatto, eccetera, ma a me non mi piacciono. Però gli interni sono bellissimi, cioè io voglio stare in classe ad attaccare gli adesivi, a leggermi le battute, a leggere le noccioline, voglio stare in classe a giocare con i miei amici, che ricordiamo ci sono pure ragazzi vari game che potete fare insieme ai vostri compagni di banco, voglio guardare meme tutto il giorno, ricordiamo ci sono anche i meme, cioè l'interno è fighissimo, io voglio farmi una copertina a piacer mio, posso? Possiamo far vedere, possiamo rispondere ai ragazzi? Possiamo rispondere ai ragazzi col diario personalizzato. Ce l'abbiamo ragazzi, bravo. Allora, se non vi piacciono guardate sto tutorial, vai, guardate il tutorial, vai, guarda il tutorial. E voi di TikTok non lo potete, ciao, guardare. Ciao, io sono Viola e oggi ti aiuterò a capire come personalizzare il tuo diario Scuola Zoo. È davvero semplice quanto risolvere questa formula. Ma no, scherzavo, è un gioco da ragazzi. Tutto quello che devi fare è prendere il tuo PC o il tuo telefono. Collegarti al sito personalizza.scuolazoo.com, cliccare su personalizza e scegliere il colore della copertina e del logo. Vediamo un po'. Ecco, questo è decisamente il mio colore. Qui puoi aggiungere meme e sticker simpaticissimi. Sono davvero tanti e c'è solo l'imbarazzo della scelta. Ora non mi resta che dare il tocco finale. Scelgo una frase e carico la foto più adatta. Oh, questa sì che mi rappresenta. Clicco su salva, do un nome al diario, procedo alla registrazione e clicco su compra. Ora non mi resta che aspettare e ricevere il mio diario Scuola Zoo. Ragazzi, e quindi se non vi piacciono queste copertine, che quello non vi dovessero piacere, che cazzo, non capite? No, vabbè, però se non vi piacciono potete fare il vostro diario personalizzato perché gli interni sono gli stessi, ovviamente, per i nostri diari. Ringraziamo Pegna, grazie, grazie, grazie. E ragazzi, noi abbiamo fatto, i diari sono ufficialmente online, ufficiale, quindi quando volete potete comprarli. E vieni qua, vieni, vieni, concludi con me tu, adesso facciamo un pop. Ovvio, sei Eddie e sei il, come si dice, il treppiede vivente. Salutiamo il nostro Paolo, treppiede vivente, ciao Paolo. Salutiamo salutiamo la nostra regia, salutiamo il nostro editor, il nostro Valerio Mammone e la sua folta chioma. Un grazie al nostro Vlad e un grazie particolare a Eddie che ha mi punta almeno. Puntati Eddie. Puntati Eddie. Ragazzi, ci vediamo su tutti i banchi di scuola d'Italia. Ci vediamo alla prossima live. Non possiamo spoilerarvi quando sarà, chi, come, dove e quando. Un saluto a Bart, un saluto a Cristina Reggente, un saluto al nostro Emanuele Aloia che poi ci dirà che cosa è venuto a fare, e un saluto a tutta Scuola Zoo. Noi mi sa che chiudiamo. Quindi andiamo a mangiare. Ciao. Ciao a tutti. Ciao ragazzi. Ciao. Ciao a tutti. Ciao.